numero 3. Allora, come lavorare in circolare? Adesso noi abbiamo già imparato a fare la catenella, la maglia bassa, la mezza maglia bassa e la maglia alta, ma non sappiamo lavorare in circolare, sappiamo lavorare solo a pannello, quindi avanti e indietro. Adesso impareremo a lavorare in circolare, come si apre e si chiude il lavoro appunto in circolare. Quindi mettiamo su le nostre catenelle, come sempre abbiamo fatto. Qua lasciamo la bella morbida l'ultima e andiamo a mettere su un tot di catenelle. Poi, a seconda di quello che voi volete fare, sarà una catenella più lunga o più corta. Se volete fare uno scaldacollo, vi consiglio di prendere la circonferenza della testa, quindi una catenella all'incirca di 55 centimetri. Quindi in questo modo facciamo la catenella. Io ora non la tiro troppo lunga perché sennò facciamo notte. Voilà. Come si chiude in cerchio? In pratica teniamo dritta la nostra catenella, quindi che sia tutta sul dritto, come se ci fosse proprio il dritto, lo vedete davanti a una treccina, dietro a un filo solo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo è il retro. Vediamo, mi avvicino. Questo è il retro, ha un filo solo. Sul davanti invece c'è la treccina. Si crea proprio una treccina, vedete? Quindi noi adesso cosa facciamo? Con l'uncinetto entriamo nella prima catenella, come quando lavoriamo normalmente. Quindi entriamo nella prima catenella e gettiamo il filo sull'uncinetto e usciamo da tutti e due gli occhielli che abbiamo. Come vedete, abbiamo chiuso in cerchio il nostro lavoro. Ora si lavora normalmente, quindi facciamolo a maglia alta. Io faccio sempre le due catenelle, uno perché si vede meno la giunzione, due perché mi piace iniziare con le due catenelle, però dobbiamo non dimenticarci di lavorare la primissima maglia, quindi questo forellino qui. Prendo l'ago e ve lo faccio vedere. Questo forellino qui è la prima catenella ed è alla base appunto delle due catenelle per alzarci. Quindi lavoriamo sempre quella maglia che è la prima. Le due catenelle non sono mai considerate una maglia, ma soltanto per alzarci. Quindi adesso lavoriamo tutte le maglie per tutto il giro. Prendendo sempre una asolina soltanto, come abbiamo fatto fino ad oggi, e andiamo avanti fino alla fine di questo giro. Sono arrivata a lavorare l'ultima maglia, quindi entro nell'ultima maglia, che è questa. State attente a non scambiarla per la base delle catenelle. L'ultima maglia è questa. Quindi ci entriamo, facciamo la nostra maglia alta. Dopodiché, ignorando le due catenelle, quindi queste due catenelle le ignoriamo e ci infiliamo sotto l'asolina della prima maglia alta effettiva. E chiudiamo con una maglia bassissima, quindi usciamo, ve lo faccio rivedere perché potreste non averlo visto bene. Allora, entriamo sotto la prima catenella della prima maglia, carichiamo il filo, usciamo, abbiamo due asoline sull'uncinetto, tiriamo la seconda dentro la prima e questa è una maglia bassissima e noi abbiamo chiuso il nostro giro. Vedete? È chiuso in cerchio. Ora noi ci rialziamo
con le due catenelle, rientriamo sempre nella prima maglia e facciamo il secondo giro. Quindi semplicemente lavoriamo maglia su maglia, mi raccomando, lavoratele sempre tutte in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Vedete? Abbiamo chiuso in cerchio e stiamo salendo. Sono arrivata all'ultima maglia, anzi alla penultima, perché l'ultima, no, è proprio l'ultima, è l'ultima maglia, perché queste qua sono le due catenelle per alzarci, quindi non è la maglia. Questa qui, questa qua l'abbiamo lavorata, vedete? Rimane sempre. Allora, la maglia soprastante rimane sempre spostata leggermente sulla destra della maglia sottostante, perché la sua catenella rimane sulla destra. Quindi questa qui è da dove sono uscite le tre catenelle e quindi dove abbiamo lavorato la prima maglia. Quindi facciamo la stessa cosa di prima, cerchiamo la prima maglia, quindi ignoriamo le 3 catenelle. La prima maglia è questa, la sua spighetta è questa, quindi noi carichiamo il filo, tiriamo fuori, dopodiché portiamo il primo filo accavallandolo al secondo e abbiamo chiuso di nuovo il giro. Come vedete, la chiusura non si nota tanto, perché avendo fatto le due catenelle rimane più stretta. Ci sono però altri modi per lavorare, come ad esempio lavorare a spirale. In questo caso bisognerebbe iniziare da subito, perché va aggiunta una maglia per lavorare a spirale, perché se no si vede lo scalino. Ma adesso facciamo finta che io abbia iniziato lavorando a spirale e vi faccio vedere come si lavora appunto a spirale invece che in giri chiusi. Se noi dobbiamo lavorare a spirale, innanzitutto il primo giro viene fatto esattamente come tutti gli altri, quindi le mie due catenelle per alzarmi, alla base delle catenelle faccio la mia maglia alta e inizio quello che sarà il mio terzo giro. Quindi vado avanti normalmente in questo modo come fatto finora. Siamo giunti alla fine del giro. In realtà non sarà la fine del giro, perché quando inizieremo a lavorare a spirale, in realtà noi non apriremo e chiuderemo più il giro, ma lavoreremo continuando a lavorare in tondo, a spirale. Quindi lavoriamo l'ultima maglia. Entriamo nella catenella della prima. Quindi è come se facessimo un aumento. Dopodiché, invece di chiudere, carichiamo il filo, entriamo nella catenella della prima maglia e ricominciamo a fare la maglia alta. Vedete? In pratica ci siamo alzati senza chiudere. Ora facciamo di nuovo il giro e quando arriveremo da quel lato noi non avremo più bisogno di chiudere il giro, ma lavoreremo semplicemente in circolare. Quindi a spirale, senza aprire e chiudere il giro. Ora vi faccio vedere. Alla fine del primo giro in circolare si noterà leggermente e quindi voi saprete che avete concluso il giro, perché vedete, questa maglia sembra leggermente più bassa. In realtà, se guardate, è proprio già sopra alla maglia sottostante, quindi vi fa questo leggero, ecco, rialzino. Noi adesso vedrete che andremo a lavorarci sopra senza dover chiudere il lavoro, quindi
semplicemente andiamo avanti a lavorare, sto facendo le ultime maglie prima di quella che in passato era la chiusura, perché vedete, questa in passato era la chiusura, per quanto non si vede, se io la vado a cercare e l'allargo si vede che questa era la chiusura, poco ma si vede. Ora io non chiudo più, vado avanti a lavorare maglia su maglia. Questa era la chiusura, io ci vado a lavorare sopra e andiamo avanti così all'infinito a questo punto, perché non dobbiamo più né aprire né chiudere il lavoro. Ma voi vi chiederete, ovviamente, e quando io arrivo a chiudere il lavoro come faccio? Semplicissimo, e adesso lo vediamo insieme. Faccio ancora un po' di maglie alte. È sempre bene chiudere, quindi mettiamo sempre magari un marker dove abbiamo aperto, così il numero di giri coincide, perché da questo lato avremo, vedete, 1, 2, 3, 4 giri, se noi la prendiamo di qua, 1, 2, 3, 4 sono 5 giri, perché siano 5 completi dobbiamo arrivare a dove noi abbiamo iniziato il lavoro circolare, quindi se mettiamo un marker è semplice. Comunque, fatto, facciamo finta che noi siamo arrivati al punto giusto dove dobbiamo chiudere la nostra lavorazione, semplicissimo. Allora, ho fatto la maglia alta, carico, faccio una mezza maglia alta, vedete? Non carico più. Faccio una maglia bassa, non carico più, faccio una maglia bassissima, quindi estraggo il filo, vedete, la maglia bassissima non è altro che ho un filo solo sull'uncinetto, entro nella maglia sottostante, raccolgo il filo e poi quel filo lo porto all'interno dell'altra maglia, faccio due punti così, anche tre se volete per sicurezza, dopodiché catenella di sicurezza e si chiude il lavoro in questo modo, come abbiamo fatto le altre volte. Vedete, abbiamo lavorato a spirale. Ora, per essere una spirale precisa, io avrei dovuto chiudere, vediamo se lo trovo, perché ecco, la chiusura è qua, e te avrei dovuto chiudere qua, così mi ritrovavo con da tutte le parti 5 giri, invece di qua ne abbiamo 4 e di qua ne abbiamo 5, quindi l'importanza di terminare sempre da dove abbiamo iniziato la spirale è proprio quella di avere gli stessi giri su tutta la circonferenza e non avere, ecco, vedete, ovviamente se noi lo mettiamo così, di qua ci sono 5 giri, di qua ci sono 4. Se andavo avanti fino alla chiusura, che era questa, io concludevo e avevo 5 giri di qua e 5 giri di là. Comunque è semplicissimo, mettete un marcapunti, mettete un filo, mettete qualcosa che in questo caso, lo vedete, la codina. La codina, se la seguite, sapete che questo era l'ultimo punto e quindi qui avremmo dovuto iniziare la chiusura. Però io volevo farvi vedere com'era il lavoro sia circolare che come l'abbiamo fatto finora a pannello. Questo si può fare con tutti i punti, quindi che siano maglia alta, maglia bassa, mezza maglia alta, oppure con punti fantasia che più avanti vedremo durante le lezioni, perché adesso stiamo facendo i punti base. Però voi vedete che in questo caso abbiamo un tubolare perfetto e non si vede assolutamente
la chiusura, nonostante noi abbiamo a un certo punto ci siamo alzati. Perché? Perché scende gradualmente e torna nella posizione di partenza, quindi abbiamo un perfetto lavoro circolare. Sta a voi scegliere se vi piace di più apertura e chiusura giro. Nonostante tutto comunque non si vede molto, perché vedete, però tenete presente che se usate l'apertura e chiusura giro, anche se non si vede, leggermente sposterà sempre verso destra, perché noi la nostra catenella sopra la maglia, vedete, non è esattamente sopra la maglia, ma quando entriamo è leggermente alla sua destra, vedete, quindi anche la chiusura tenderà a girare sulla destra. Se non vogliamo questo, ci basterà girare il lavoro e partire dall'altra parte. Però io vedo molto bene così il lavoro e mi piace tantissimo in questo modo, dove non c'è giuntura e dove non si vede nessunissimo segno di congiunzione tra un giro e l'altro. Oggi abbiamo imparato, appunto, adesso vi taglio i fili perché non li vado a nascondere, perché questo è solo un campioncino. Non fatelo mai, mi raccomando, non tagliate mai i fili così, perché se voi tagliate i fili così, la prima volta che vi si sfila, voi buttate via l'intero lavoro. Quindi se è una maglia e voi la chiudete così, a un certo punto potrebbe essere che lavandola il nodino cede e avete perso tutto il lavoro. Quindi fate sempre a fine giro la chiusura dei punti come nel corso numero 2, quindi girate alla rovescia il lavoro, infilate il vostro ago tirafettuccia e nascondete i punti tra le maglie, come vi ho fatto vedere precedentemente, altrimenti rischiate che tutto si disfi e tutto vada in niente e poi non si può più recuperare, perché se si strappa non si può più recuperare. Quindi, detto questo, direi che anche il lavoro in circolare ve l'ho fatto vedere. La prossima volta vi farò vedere un'altra chicca per fare o dei, quindi, progettini veramente semplici che potete fare voi principianti. Faremo o una fascia per capelli o potrà essere usato in piccolo come porta tovaglioli. Adesso per ora ci fermiamo qua. Ciao da Luci, alla prossima lezione. A presto, ciao!